Iniziamo con l'appello. Astuti. Presente. Battaini. Arriverà. Torchia. Presente. Colombo. Corti. Presente. Paganini. Presente. Trovato. Assente. Centanin. Presente. Brusa. Presente. Albrigi. Presente. Vastola. Presente. Bianchi. Assente. Cassina. Presente. Speranzoso. Assente giustificato. Montalbetti. Presente. Belloni. Presente. Regazzoni. Presente. Allora, prima di iniziare vi dovrei chiedere di mettere in votazione lo spostamento del punto 1 in coda per permettere all'assessore Croci, che è bloccata dal traffico, di raggiungere la sala consigliare. Chi è d'accordo può alzare la mano. È arrivato Battaini. E una proposta invece da parte del sindaco. Come ho anticipato in via informale ai capigruppo di tutti i gruppi consigliari, mi dà l'ordine del giorno. Sì. Chiedo eliminare dall'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale il punto 2, approvazione della partecipazione ad Alfa SRL quale gestore unico in-house providing per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese e relativo statuto, e di conseguenza anche la mozione numero 7, mozione presentata dai gruppi consigliari attivamente donne e amate sostenibili, avente ad oggetto mozione sul controllo della forma societaria di Alfa SRL, gestore unico del servizio unico integrato della provincia di Varese. Il motivo per questa richiesta è che alla fine della scorsa settimana i nostri uffici competenti, insieme all'assessore Croci e ai nostri revisori dei conti, hanno incontrato l'amministratore delegato, il professor Brata, della società Alfa, e all'interno di questa riunione è emersa l'esigenza di un supplemento di istruttoria, e quindi chiedo al Consiglio lo spostamento dei punti che verranno poi discussi nei consigli comunali del 2016. Grazie. Chi è d'accordo sulla proposta del sindaco può alzare la mano. Chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Per il punto 3, essendo assente, ahimè, l'assessore Cardaci, darei la parola per la presentazione del punto approvazione convenzione con la provincia di Varese per la gestione del servizio informa lavoro nell'ambito del territorio della provincia di Varese anno 2015 al consigliere Brusa, presidente della commissione che ha trattato l'argomento. Prego, Brusa. Sì, siamo chiamati oggi a votare il rinnovo della convenzione con gli informa lavoro provinciali. Il punto successivo poi sarà molto simile per il rinnovo della convenzione di informa giovani. È un atto puramente formale, visto che il rinnovo della convenzione è ancora per l'anno 2015. Questo ritardo è sicuramente dovuto alla prima deliberazione del Consiglio Provinciale, che è arrivata ad agosto inoltrato da parte della provincia. Sappiamo le vicissitudini che sta percorrendo la provincia e la riorganizzazione, che appunto sono la causa prima di questo ritardo sul rinnovo della convenzione. Comunque chiediamo, ne abbiamo trattato in Commissione Servizi alla Persona il 9 dicembre, la proposta di rinnovo della convenzione dell'informa lavoro opzione base, che mette a disposizione comunque dei cittadini del territorio un piccolo spazio all'interno degli uffici, fisico e anche temporale, 4 ore alla settimana, all'interno del quale i cittadini possono venire all'interno dei nostri uffici e, come sapete, stendere il curriculum vitae, avere la possibilità di cercare aziende che cercano personale e altri tipi di attività. Questo si affianca un po' ad altre attività che abbiamo proposto quest'anno, come la città del lavoro, che è strettamente collegata, e anche lo sportello unico con UPEL che abbiamo qui di fianco.
Ho chiesto agli uffici comunque all'interno dell'informa lavoro, abbiamo avuto quest'anno 350 accessi, anche per i giovani, ripeto, le due cose vanno ormai a pari passo, vengono qui per ricercare solamente lavoro, quindi non c'è una differenziazione, però comunque c'è una certa risposta e una certa frequenza del nostro sportello. Lo sportello, come abbiamo detto in commissione, ha un costo di 100 euro, è solo l'opzione base, e niente, ripeto, è più che altro per una continuità. L'anno prossimo vedremo con la riorganizzazione dell'ente se ci sarà ancora questo coordinamento provinciale, oppure se, come sta prendendo un po' piede sembrerebbe, questa città del lavoro, che è un coordinamento di informa lavoro informale, prenderà un po', diciamo così, il sopravvento. Se ci sono domande. Grazie al consigliere Brusa. Ci sono domande sul punto 3? Mettiamo quindi in votazione il punto 3, approvazione convenzione con la provincia di Varese per la gestione del servizio informa lavoro nell'ambito del territorio della provincia di Varese anno 2015. Chi è d'accordo può alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Una astenuta. Cassina. Votiamo qui anche l'immediata esecutività. Chi è d'accordo può alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Cassina. Punto 4. Approvazione convenzione con la provincia di Varese per la gestione del servizio informa giovani nell'ambito del territorio della provincia di Varese anno 2015. La parola al consigliere Brusa. Anche qui in parte abbiamo già detto tutto, è uno sportello aperto ai giovani per cercare informazioni su tematiche, lavoro, tempo libero eccetera, probabilmente con l'avvento di internet sul tempo libero eccetera nessuno più fa accessi, nel senso che appunto tutti gli accessi sono, anche per quanto riguarda i giovani, riguardavano la ricerca del lavoro. Anche qui è una pura formalità per dare continuità al servizio e poi l'anno prossimo vedremo. Grazie al consigliere Brusa. Interventi sul punto 4? Lo poniamo in votazione. Votiamo l'approvazione della convenzione con la provincia di Varese per la gestione del servizio informa giovani nell'ambito del territorio della provincia di Varese anno 2015. Chi è d'accordo può alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Cassina. Anche qui c'è da votare l'immediata esecutività. Chi è d'accordo può alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Cassina. Passiamo al punto 5, che sono le linee di indirizzo per la redazione del piano della prevenzione della corruzione triennio 2016-2018. Do la parola al sindaco, è passato in commissione e poi è passato in maniera più approfondita in una conferenza dei capigruppo allargata ai commissari della Commissione Affari Istituzionali, quindi lì è stato proprio sviscerato nel dettaglio. Do la parola al sindaco. Buonasera ancora a tutti, in realtà la parola a me viene data soltanto per un attimo, come stava dicendo il Presidente, ne abbiamo parlato nell'ultima capigruppo in maniera diffusa, anche andando a analizzare proposte che sono arrivate dai diversi gruppi che fanno parte del nostro Consiglio Comunale. Cedo il microfono invece alla dottoressa Pietri, al nostro segretario generale, per dare in maniera sintetica alcune delle linee che vengono proposte alla nostra attenzione per il voto. Grazie. Dunque, la necessità di adottare questo provvedimento deriva da una raccomandazione dell'Autorità per la prevenzione della corruzione che con una sua determina dell'ottobre scorso ha ritenuto che il processo di formazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dovesse coinvolgere anche l'organo politico di indirizzo e in quanto tale il Consiglio Comunale è chiamato ad adottare quelle linee rispetto alle quali il piano poi dovrà essere elaborato in azioni e prevedere azioni concrete. Le linee di indirizzo che sono state individuate dagli uffici essenzialmente riguardano delle
indicazioni che sono state date prima nel piano nazionale della anticorruzione del 2013 e poi queste ultime che hanno che sono state prodotte con la nuova determina dell'ANAC, l'autorità anticorruzione, dell'ottobre 2015. E sostanzialmente le linee guida devono il piano anticorruzione del comune di Malnate deve individuare degli obiettivi che sono anche delineati in questo documento. L'obiettivo che si vuole prefiggere, che dovrebbe prefiggersi il piano, è quello di ridurre le opportunità rispetto alle quali si possano manifestare casi di corruzione. Questo attraverso un contesto che renda difficile attuare azioni criminose. Quindi è importante che il piano contenga misure di protezione del whistleblower, che significa poter da parte dei dipendenti segnalare comportamenti che possano configurarsi come corruttivi o quantomeno ne abbiano gli elementi, anche se formalmente poi non configurino il reato vero e proprio, in modo diciamo anonimo, cioè l'autore della segnalazione non deve essere riconoscibile a nessuno. Stesso sistema dovrebbe essere previsto anche per quello che riguarda le linee guida, anche per i cittadini e per gli utenti, attraverso cui si ritiene importante acquisire informazioni utili o di segnalazioni di disservizi organizzativi e procedurali, perché anche nei disservizi probabilmente ci potrebbe essere un comportamento scorretto da parte dei collaboratori comunali. Poi individua quali sono i referenti, ma che sono il responsabile della prevenzione della corruzione, che in questo comune il Consiglio Comunale ritiene debba essere svolto dal segretario comunale, e poi prevede che la nomina dei referenti del responsabile possano essere anche soggetti diversi del responsabile di servizio, perché normalmente i referenti del responsabile della prevenzione sono i responsabili di servizio. Questo è una facoltà che viene data alla Giunta e dovrà essere individuata nel piano. Poi si ritiene che anche abbiano un ruolo importante i nuclei di valutazione, laddove devono individuare e verificare che gli obiettivi contenuti nel piano di anticorruzione siano poi previsti nel piano esecutivo di gestione, che sapete che è un documento con cui si assegnano gli obiettivi gestionali ai responsabili, e verificare che effettivamente siano stati realizzati. Il piano deve anche prevedere la costituzione formale dell'ufficio dei provvedimenti disciplinari, che è un ufficio importante perché nel caso di comportamenti che possano delineare un'ipotesi di corruzione sono quelli che devono rilevare questi comportamenti e sanzionarli. Quindi si prevede la costituzione formale e il piano deve indicare da chi è composto l'ufficio dei procedimenti disciplinari. Poi il piano deve prevedere anche la mappatura dei processi di tutti gli uffici. Siccome è un lavoro abbastanza importante e coinvolgerà parecchi processi, stiamo parlando di un paio di centinaia di processi, nel piano devono essere previste le fasi attraverso che si devono concludere comunque entro il 2017 di la mappatura di questi processi, nel senso che verrà fatta un cronoprogramma e in quanto tali. E devono essere anche indicati i tempi entro cui i processi relativi dovranno essere digitalizzati, questo al fine di migliorare la performance della trasparenza dell'azione amministrativa. Individuazione e descrizione dei comportamenti illeciti, questa attività dovrà essere ovviamente gestita, questo è già per legge, dal responsabile
della presunzione, che sarà supportato da figure interne, cosiddetti referenti, o anche esterne all'amministrazione, laddove se ne ritenga l'opportunità. Poi vengono indicati gli elementi sulla base dei quali devono essere individuati i fattori di rischio, che in questo caso sono individuati nella discrezionalità, nella rilevanza esterna, nella complessità, nel valore economico dell'attività o dell'atto, nella frazionabilità e nell'efficacia dei controlli. E poi viene definito quello che è il rischio accettabile, cioè misure di prevenzione della corruzione devono essere previste solo esclusivamente per gli atti, i processi e le attività che nel corso del triennio 2016-2018 evidenzino un rischio pari o superiore a 3. Sotto il 3 ovviamente il rischio è talmente insignificante che si ritiene di non porre in essere nessuna attività di prevenzione. Per quello che riguarda la classificazione dei rischi, il piano dovrà contenere la previsione di una classifica dei rischi per avere una visione d'insieme di tutti i processi che all'interno del comune possono determinare casi di corruzione. Classifica che dovrà essere conosciuta all'interno dell'organizzazione per rendere maggiormente consapevoli tutti i dipendenti dell'ente. Le caratteristiche che il piano dovrà avere per ciascun evento corruttivo riguardano l'obiettivo da raggiungere per mitigare il rischio associato all'evento, le misure di trattamento del rischio, i soggetti che dovranno realizzare le misure di trattamento, monitorare e revisionare eventualmente, gli indicatori per valutare l'efficacia delle misure introdotte, le tempistiche e le risorse necessarie per introdurre le misure di trattamento. I contenuti minimi del piano triennale saranno invece il riferimento ai soggetti, alle aree di rischio, alle misure specifiche, alle misure trasversali, alla gestione della performance, alla gestione della trasparenza e dell'integrità, al monitoraggio e alla revisione delle misure di trattamento. Il piano dovrà inoltre prevedere in un'apposita sezione degli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso l'adozione di tali misure e che questa previsione deve essere correlatamente prevista all'interno del piano esecutivo di gestione. Il monitoraggio degli eventi di corruzione riguarderà innanzitutto la verifica costante del rispetto del codice di comportamento dell'ente da parte dei dipendenti comunali, la tutela del whistleblowing, il monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Grazie alla dottoressa Pietri. Ci sono domande o interventi su questo punto? Cassina. Personalmente diciamo che io sono un po' contraria a tutta questa burocrazia che impegna il personale dell'ente rivolgendo gran parte delle proprie risorse verso l'implementazione di pratiche interne piuttosto che il lavoro, comunque il lavorare direttamente per i servizi rivolti alla cittadinanza. Quindi tendenzialmente questa è la mia linea di pensiero. Però in questo caso specifico, visto anche il preciso momento storico che stiamo vivendo, soprattutto vista anche la poca fiducia che l'opinione pubblica e che i cittadini hanno nella cosa pubblica, visto anche l'intensificarsi, anche se
non mi rivolgo nello specifico al nostro ente, ma parlo in modo generale, all'intensificarsi di fenomeni di corruzione o di malcostume generalizzato, portato alle cronache dai diversi servizi giornalistici, televisivi e via dicendo. Ritengo che questo piano che siamo chiamati ad approvare debba essere il più puntiglioso possibile. E, come diceva già la dottoressa, gli obiettivi di questo piano che il legislatore gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono tre, quindi quello di ridurre le opportunità che si presentino in casi di corruzione, quello di aumentare le capacità di scoprire i casi di corruzione e anche creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Nel redigere questo piano di indirizzo per la Giunta, ovviamente, perché questo poi sarà uno strumento, cioè la parte operativa spetterà alla Giunta, però ci è stato chiesto l'individuazione di un parametro per definire il rischio entro il quale attivare queste misure di prevenzione. Quello che è emerso poi alla fine dalla capigruppo, quello che diceva la Presidente del Consiglio, che c'è stata sia una commissione che una capigruppo allargata, è che comunque il piano dovrà prevedere delle misure di prevenzione per processi che evidenzino un rischio pari o superiore a 3. Io non concordo con quello che ha detto la dottoressa Pietri definendo il rischio sotto al 3 insignificante. Cioè non è insignificante, è che il rapporto costo-beneficio probabilmente, per dirlo in termini più grossolani, il gioco non vale la candela, molto probabilmente. Però insignificante magari per la popolazione può essere fuorviante come termine. Capisco che magari era anche difficile, no, in un contesto così riuscire a spiegarlo, però insignificante sembra che non ci sia, cioè sembra di andare a ridurre. In realtà questo rischio comunque c'è anche sotto il valore 3. Perché mi allineo con questo valore? Mi ritrovo in questo valore perché permette, secondo me, e penso anche secondo la commissione che ha espresso questo parametro, permette di avere riguardo o comunque attenzione anche verso quei comportamenti che anche se non consistenti in specifici reati, cioè non parliamo di reati grossi, ma che contrastano comunque con la necessaria cura dell'interesse pubblico. Vorrei fare un esempio, anche se magari non spetta a me, però magari per chiarirmi più che altro l'idea di questo parametro. L'esempio che non mi ricordo se è stato fatto espressamente in commissione o poi ci ho ragionato io, costruito sopra. Però l'esempio preso in esame poteva essere, che ne so, quello magari della multa, no? Se ovviamente non è riferito al contesto specifico, ma è un esempio generalizzato. Se un vigile toglie una multa a un suo parente o un suo amico, non crea un danno, non fa un reato magari economico molto alto, perché magari siamo nell'unità di misura di centinaia di euro, quindi non è un danno altissimo per l'ente, ma è un danno di immagine, è un danno di, come possiamo chiamare, è il valore simbolico che sta dietro a questa operazione. E auspico che all'interno di questo valore che noi abbiamo dato, questo parametro basso, quindi questo 3, per cui tutto quello che rientra sotto il 3, anche queste piccole attenzioni, vengano così comunque considerate in tutto questo processo. Quindi questo è un pochino quello che mi sono messa in testa io, no? Quello che è uscito da questo piano anticorruzione. Quindi se come ho inteso io questo valore basso risponde o corrisponde a questa attenzione anche in parametri che magari non sono reati gravi o reati eclatanti, perché penso e suppongo che nel nostro comune non si vada in quella direzione,
concordo, cioè do un voto favorevole affinché questo strumento richiesto dal legislatore possa diventare operativo e effettivo con questi parametri, ma con queste finalità, cioè quello comunque di contenere e di migliorare il più possibile l'immagine dell'ente. Ci sono altri interventi? Belloni, Montalbetti o Belloni? Chi inizia? Belloni. Microfono è questo. No, niente, solo appunto una riflessione molto breve. È stato molto importante il confronto che abbiamo avuto col segretario, perché ci ha permesso di capire alcuni aspetti che erano evidenziati nel Piano Nazionale Anticorruzione che non avevamo colto o che avevamo comunque avuto difficoltà a cogliere, dato che alcune questioni sono a noi estranee e da esterno è spesso difficile capire di cosa si parla e di che cosa effettivamente si tratta. Soprattutto il segretario ci ha dato la possibilità di comprendere concretamente come si svolgono poi all'interno dell'amministrazione i controlli e appunto come si svolge in generale l'attività di controllo, quindi ci ha istruito, per così dire, su come avviene effettivamente questa attività all'interno di un comune come quello di Malnate, quindi di queste dimensioni. E poi per quanto riguarda la questione del peso, del valore, che è stato poi infine posto sempre su suggerimento del segretario a 3, appunto l'abbiamo giudicato equo e corretto proprio perché ha permesso di allargare la base dei controlli e di quindi ricomprendere anche delle procedure e delle funzioni che magari con un livello più alto sarebbero appunto state escluse, con la precisazione che abbiamo fatto appunto in modo conforme tra tutti, mi sembra, sempre nella capigruppo allargata, che questo livello potrà essere innalzato qualora risulti eccessivamente gravosa l'attività di controllo a livello di tempo e quindi richieda troppe risorse a livello sempre di tempo per poter eseguire tutti i controlli correttamente e quindi ripristinare il livello precedente o superiore proprio per evitare che poi la macchina amministrativa si rallenti eccessivamente. Grazie Belloni. Montalbetti. Io sono stato diciamo contento della commissione che è stata fatta prima dalla capigruppo, perché anche se non era in quell'occasione presente il segretario, però bisogna anche dire che delle segnalazioni che erano venute da un commissario supplente hanno potuto introdurci in questa materia. Per chi come me non aveva letto tutto il documento, no? Per cui sono state portate in discussione con il segretario in quella capigruppo allargata e lì sono state evidenziate da parte del segretario questi punti, no, che segnalavano o anomalie, per cui sono state sistemate. E per quanto riguarda, devo correggere la Cassina, perché lei diceva che c'era il rischio insignificante, ma si è parlato di definizione di rischio accettabile, non tanto insignificante. Difatti anche quando ne parlava il segretario è stato individuato il rischio accettabile a 3, quindi uguale, inferiore a 3, chiamiamolo così, il rischio può perché essere accettabile, superiore al 3 si entra nella condizione di dover eseguire tutta la procedura e come diceva appunto Belloni speriamo che questo non produca un eccessivo o gravoso lavoro per chi
deve compierlo e per non cercare di bloccare poi tutte le procedure in atto. Per il resto io sono favorevole. Grazie Montalbetti. Ci sono altri interventi? Brusa. Ma riprendo velocemente alcuni concetti, mi trovo d'accordo con tante cose già dette, quindi sarò molto veloce. Sicuramente ciò che va in una direzione di trasparenza e prevenzione della corruzione non può che essere ben preso e ben accolto. Speriamo che anche il lavoro di studio dei processi possa poi portare a un'ottimizzazione del lavoro degli uffici. Anch'io avevo alcune perplessità rispetto poi al carico che poteva diciamo così gravare sugli uffici. In realtà, per esempio, io vengo da un'esperienza di utilizzo della qualità, all'inizio sempre un po' fastidiosa e difficile da digerire, però poi alla fine se si prende il lato buono si riesce anche a lavorare meglio. E anch'io, come ha detto Giorgio, ringrazio Davide Feleppa che commissario sostituto ha fatto un grosso lavoro iniziale di studio, di approfondimento, e poi anche comunque grazie all'intervento del segretario ci ha aiutato. È una materia veramente difficile e complessa. Adesso in bocca al lupo alla Giunta, che poi alla fine queste sono le linee guida, poi dovrà fare il lavoro sporco. Grazie al consigliere Brusa, ci sono altri interventi? Possiamo quindi... Mattaini. Gabri. No, scusate, farò Pierino di turno, non solo per il nome, ma purtroppo... Non sono in commissione affari istituzionali e non ho potuto partecipare alle capigruppo per impegni precedentemente assunti. Ecco. Sicuramente saranno state fatte le opportune valutazioni, ho percepito un parere positivo pressoché unanime su quello che è stato deciso. Ecco, volevo solo fare un paio di domande per capire che tipo di analisi è stata fatta e capire anche cosa sto approvando. Innanzitutto, il grado di rischio 3 su che scala di valori è dal minimo al massimo? E secondo, se è stata fatta un'analisi dei 100-200, non ho capito, prima segretario, si è espresso sul numero dei processi aziendali interessati, quanti di questi processi ricadono nel valore di rischio che si è stabilito essere oggetto di monitoraggio. Tutto qui, tanto per capire appunto se ci servono più carabinieri che ladri, come penso sia una metafora che può essere utilizzata. Grazie. No, risposta al segretario comunale. Allora, per quello che riguarda l'analisi dei rischi fino alla determinazione numero 12 dell'ANAC di quest'anno, il precedente piano nazionale prevedeva che obbligatoriamente analizzassimo i rischi conseguenti alla gestione del personale, sia quella economica che giuridica, i rischi inerenti alla gestione dei contratti pubblici, cioè il processo che parte dall'individuazione della scelta del contraente fino al contratto, e la attività che può creare dei vantaggi sia di carattere economico che non ai cittadini o agli utenti in generale. Questi processi dovevamo mapparli sicuramente e analizzare i rischi, quindi ponderare il livello di rischio obbligatoriamente. Adesso con la nuova determina dell'ANAC non esiste più un rischio, un processo obbligatorio rispetto a un processo non obbligatorio da mappare, ma dobbiamo mappare tutte le attività, tutti i processi dell'ente, cosa che cominceremo a programmare dal prossimo piano che
sarà predisposto entro il 31 gennaio, con una scaletta presumibilmente realistica di analisi. Per quello che riguarda gli indici di rischio, sempre il precedente piano nazionale li ha individuati da una scala che va da 0 a 25. Questa è la scala perché sono stati incrociati gli elementi che riguardano la probabilità del rischio rispetto agli elementi che riguardano l'impatto sull'organizzazione. Questa mappa è stata riproposta nel nostro piano e si può chiaramente vedere. Adesso io non riesco a farvela vedere se non passandovela, e da questo potete desumere come il prodotto di questi due dei sottofattori dei due elementi, cioè probabilità e impatto, danno massimo 25. Se volete vederlo, questo è il processo che ci ha chiaramente indicato il Piano Nazionale Anticorruzione. Grazie segretario. Battaini. No, quello che ho chiesto io era di sapere, cioè praticamente su un piano di rischi che va da 0 a 25 noi monitoriamo tutti quelli superiori al 3, ho capito bene? Vabbè, cominciamo a capire quanti sono e quali sono, e poi probabilmente non penso che sia scritto sul marmo, ecco, la decisione, anche perché a livello teorico uno può dire che sono tutti equipollenti e tutti degni di essere considerati rischiosi, anche quelli di zero, però un approccio manageriale ai problemi li ordina in classe di importanza ABC e parte dai primi e poi scende sugli altri. Ecco. Non vorrei, come al solito, che si parta lancia in resta su tutto e con ottica normalmente dei tecnici vengono pesati allo stesso modo problemi di peso e di classe C con problemi di classe A. Ecco, questo secondo me, dopo che verrà redatto lo studio e si vede veramente che tipo di impatto può avere anche sulla struttura, penso che magari un rincontro per capire se i numeri che abbiamo messo giù sono congrui oppure no, vale la pena di metterlo in preventivo. Grazie. Allora, la mappatura la dobbiamo fare su tutti i processi e lo prevede la determinazione dell'ANAC. Poi, evidentemente, dai risultati dell'analisi, poi dovremo attivare le misure di prevenzione. Il numero 3 che voi avete indicato riguarda i processi che saranno soggetti a misure di prevenzione, ma l'analisi la dobbiamo fare obbligatoriamente su tutti i processi, non perché noi volessimo farlo, ma perché c'è un'indicazione ben precisa dall'autorità nazionale. Grazie. Brusa. Ma mi sembra di ricordare che i processi mappati fino adesso avessero un rischio massimo di 7, quelli interni, se può essere d'aiuto. Faccio la domanda contraria. Se il legislatore o la normativa anticorruzione è arrivata fino al 25, a cosa sono riferiti il numero 25? Se quelli mappati da noi sono al massimo il 7. E noi non, del 25 non abbiamo niente. Oh, niente, allora. Vabbè. Vuol dire che deve considerare che questo piano vale per tutta la pubblica amministrazione. Per cui la complessità dei processi aumenta mano a mano che proviamo a pensare a un ministero. Ecco. Oddio mio. Sì, niente, probabilmente, no, visto che diciamo che è stato condiviso il percorso, pertanto queste domande probabilmente sono già state analizzate. Ecco. Ho fatto il Pierino della situazione perché non ero a conoscenza.
se l'avete già valutato, benissimo. Grazie. Possiamo quindi portare in votazione le linee di indirizzo per la redazione del piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018. Chi è d'accordo può alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? L'unanimità. Facciamo il punto 6 che è velocissimo e poi, essendo arrivato l'assessore, passiamo al punto 1. È la presa d'atto per la nomina vicepresidente della commissione consigliare affari istituzionali. A parola al sindaco. Mancava la nomina del vicepresidente. Molto brevemente diamo il benvenuto al nuovo neo vicepresidente Leo Belloni, a cui va il mio augurio e l'augurio di tutta la giunta per un proficuo lavoro. Grazie Leo per la disponibilità. Bene, passiamo quindi al punto 1, documento unico di programmazione 2016. Ricordate che era stato già era passato già in commissione e, se non ricordo male, anche in consiglio comunale. No, l'avevamo ritirato dal consiglio comunale in attesa di maggiori delucidazioni. Viene presentato in commissione, quindi la versione finale è che non va votato dal consiglio comunale, va votato dal consiglio comunale. Ok, la parola all'assessore Gabriella Croci. Buonasera e scusate per il ritardo, ma probabilmente lo shopping natalizio si concentra sull'Iper, per cui tutte le vie di accesso sono bloccate sin da chilometri e chilometri. Cosa? Ho il cavetto dell'iPhone, sì. Qualcuno ha bisogno di un cavetto dell'iPhone? Eccolo qua, casualmente. Un momento. Un attimo di sospensione per dare il giusto supporto. Tecnologico. Sicuro davvero. Se perdo i miei segnali. Dai. Dunque, tornando a noi, questa sera portiamo in votazione il documento unico di programmazione 2016, detto DUP. Come è stato detto in commissione, questo 2015 è l'anno dell'armonizzazione contabile. Nuovo bilancio armonizzato, nuovi documenti di programmazione strategica e operativa. In particolare il DUP, il documento appunto unico di programmazione, è un documento col quale il legislatore vuole migliorare, aumentare il ruolo del Consiglio Comunale nell'ambito della programmazione e dell'indirizzo, raccogliendo in un unico documento tutto ciò che riguarda la programmazione e partendo dalle linee di indirizzo del mandato. Quindi questo documento che vedrete, è stato inviato, è un documento molto complesso e anche molto interessante nella sua lettura, perché parte da un'analisi del territorio, un'analisi del contesto, illustra quali sono le condizioni economico-sociali del comune di Malnate in termini di situazione del territorio, assetto demografico, economico, tipo di economia insediata, situazione di sviluppo o di recessione,
legata anche alla situazione economico-finanziaria generale, la popolazione, la situazione delle partecipazioni, e poi scende a elencare e descrivere in due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa, quelle che sono le linee diciamo di programmazione dell'amministrazione. Nel nostro caso il documento è stato comunque redatto sull'orizzonte triennale, ma la sezione strategica ha un orizzonte temporale molto limitato, poiché deve avere un orizzonte di riferimento pari a quello del mandato dell'amministrazione. Qui l'amministrazione è in scadenza, si va alle elezioni, quindi il piano 2016 descrive i 17 programmi dell'amministrazione comunale più il programma amministrazione, lo declina in quelle che sono e possono essere le attività da svolgere nel corso del 2016 e diciamo, per quanto riguarda la sezione operativa, contiene la declinazione in un arco temporale di annuale di quello che è il piano strategico triennale. Qui sostanzialmente quella strategica e quella operativa, trattandosi di un anno solo, sostanzialmente coincidono. Il DUP deve essere presentato e approvato dal Consiglio Comunale, può essere poi modificato, perché chiaramente la strategia del Comune si inquadra in una più generale strategia nazionale e regionale, tanto è vero che c'è una parte del DUP nella quale si descrive la situazione della programmazione nazionale e della programmazione regionale, e in questa si ipotizzano sostanzialmente le entrate che arriveranno all'ente locale con le quali si potranno sostanzialmente realizzare i programmi. Nel nostro documento di programmazione economica dobbiamo indicare anche quali sono le linee strategiche dell'amministrazione dal punto di vista delle proprie entrate, quindi il proprio programma di pressione tributaria. Nel 2016 il nostro DUP prevede di mantenere sostanzialmente invariata la pressione tributaria e le tariffe in modo da mantenersi nei limiti del 2015. Chiaramente col programma di programmazione economica 2016-2018 e col bilancio 2016 si dovrà verificare la fattibilità di questo obiettivo, che dovrà essere chiaramente compatibile con le entrate che ci arriveranno dallo Stato e dalla Regione. Sul DUP abbiamo raccolto il parere dei revisori, che sostanzialmente ci dicono che, dato atto che il DUP rispetta i criteri stabiliti dal principio contabile concernente la programmazione di bilancio del decreto legislativo 118, ci dicono che la sezione strategica tiene conto della durata del mandato, la sezione operativa redatta per il 2016-2018 e i responsabili del servizio hanno elaborato previsioni di entrata. In più, il Collegio dei Revisori sostanzialmente dà una menzione di plauso, perché dice che i revisori dall'esame del DUP rilevano l'impegno dell'attuale amministrazione a ridurre i costi e migliorare l'efficienza dei servizi a favore dei cittadini. Per quanto riguarda la programmazione degli investimenti, il DUP prevede le spese degli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche e quindi esprime parere favorevole. Questo era il documento, diciamo, che mancava, non era ancora chiaro se quando abbiamo ritirato, diciamo, l'approvazione del DUP dallo scorso Consiglio Comunale, non era ancora chiaro chiara la necessità o meno del parere dei revisori. Gli organismi professionali sono andati a consigliare vivamente il parere che i nostri revisori hanno redatto. Ci sono i pareri favorevoli di tutti i responsabili delle aree: Maternini, Trevisanut, Filippozzi, Battaini, della dottoressa Pietri, Guarino e Cannarozzo, e quindi possiamo chiedere la votazione al Consiglio Comunale.
sono interventi? Cassina. La parte di indirizzo del DUP 2016 risulta come un consultivo dell'attività amministrativa di questa giunta, per cui mi diventa impossibile assegnare un voto favorevole a questo documento, in quanto sono evidenti le lacune di natura politica. E non è possibile scindere la finalità del documento dall'aspetto strategico del documento stesso. Apprezzo la struttura missioni e i programmi e a programmi che, uniti al nuovo bilancio armonizzato, dovrebbero rendere più facile la comprensione del bilancio comunale al cittadino. Ma essendo questo uno strumento non vincolante in termini attuativi, perde quindi la finalità operativa per cui dovrebbe essere nato. Concordo invece sull'assessore che dice che questo è uno strumento molto interessante, infatti ci sono molti spunti per la campagna elettorale, quindi su questo concordo. Ho preso anche un esempio all'interno del DUB per far capire quanto la natura politica di questo strumento non possa essere condivisibile, almeno per la Lega Nord. Ho preso proprio il riferimento a pagina 83, dove si parla di sicurezza, dove dice: l'esempio della sicurezza, bla 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 bla, anche per quest'anno compito primario della polizia locale è il controllo, la prevenzione e la repressione di tutte quelle azioni che creano contrasti per la convivenza civile, attuando interventi efficaci per un sistema di sicurezza adeguato alla popolazione del territorio. Io so che Paganini a casa tua non rubano, però io continuo a leggere i giornali e secondo me, anzi forse anche secondo gran parte dei cittadini, in questo preciso momento storico che vivono al villaggio Fratelli d'Italia, a livello di sicurezza e a livello di interventi specifici attuati, non posso concordare. Quindi questo è un esempio su tanti, adesso non sono... tante le pagine, ho preso questo come esempio per far capire che comunque all'interno del DUP c'è una visione politica che è inscindibile da quello che è la struttura organizzativa, per cui non posso assegnare un voto favorevole, seppur ci sono delle migliorie nello strumento, cioè nell'ottica della trasparenza verso il cittadino. Segretario, che penso sia stata parte attiva in questa stesura. Ecco, secondo me per la prima volta in diversi anni di esperienza amministrativa vedo combinati in un unico documento quelle che sono un po' le linee guida dei programmi elettorali che vengono di volta presentati e i bilanci annuali che effettivamente sono sempre un po' asettici per quanto concerne la quantità di messaggi che riescono a portare, perché alla fine della fiera si risolvono a meri voci di bilancio. Qui secondo me siamo a un livello superiore, c'è la volontà del legislatore di portare a conoscenza in primo luogo dei consiglieri comunali, che sono quelli che praticamente avvallano la linea politica dell'ente, e in subordine, in secondo ordine, dei cittadini, perché è un documento che io ho avuto modo di leggerlo e dico è comprensibile anche ai non addetti ai lavori. È veramente un bel documento, sono contento che il legislatore l'abbia previsto, e soprattutto che noi siamo stati puntuali e bravi, perché questo è il mio giudizio, a formalizzarlo in modo così chiaro e preciso. Il fatto che anche il Collegio dei Revisori si sia espresso in modo favorevole non fa che
diciamo, avvalorare ancora di più questa mia sensazione. Pertanto non ho ovviamente difficoltà a votarlo in modo convinto. Grazie. Grazie. Al consigliere Battaini, il sindaco. No, a me spiace che sia così difficile comprendere che cos'è uno strumento di gestione e uno strumento politico. È evidente che quando si parla di amministrazione pubblica è impossibile fare una progettazione strategica della città senza inserire contenuti politici. È evidente che chi va a pensare una città, la struttura, costruisce progetti, in quel momento va a mettere del contenuto politico e una sua visione della città. E il DUP serve a rendere finalmente leggibili queste cose. È molto più facile per chi si è appena insediato. Chi è andato al voto l'anno scorso e ha dovuto fare il DUP adesso, si è trovato uno strumento molto bello e molto utile per fare la programmazione per i prossimi 4 anni e mezzo che è davanti. Nel nostro caso invece la situazione che ci troviamo è differente, quindi è evidente che andando a fare questo documento, che benché non vincolante, ma perché non deve essere vincolante, abbiamo appena finito di fare un'interessantissima riunione con i nostri apicali, dove abbiamo proprio parlato di progettazione. Quando uno progetta deve avere anche la capacità di pensare di modificare il progetto in corsa. Non modifica magari l'obiettivo, ma lo strumento attuativo di quella strategia deve essere flessibile. E questa cosa è importante ribadirla e capirla, perché sennò non si capisce l'utilità di questo strumento. Per quanto riguarda la battuta che ha fatto il consigliere Cassina rispetto alla sicurezza, io lo continuo a dire: finché a Malnate c'è anche un solo furto, la sicurezza per noi è una priorità. E non è a parole una priorità. È nei fatti, e il tema dell'unione di comuni, che ricordo al consigliere Cassina, il secondo più grosso della Lombardia, quindi non stiamo parlando di uno scherzo, che parte proprio dal tema della sicurezza, è un fatto concreto. Il fatto che siamo partiti noi con il controllo di vicinato è un fatto concreto. Il fatto che lei sia stata assessore in una giunta in un tempo in cui a Malnate c'era un numero di furti più alto di quello che c'è adesso è un fatto concreto. E i numeri sono fatti concreti. Quindi lei è evidente che poi, io mi auguro che lei si candidi anche a sindaco, così avremo modo di confrontarci rispetto a questi temi, ma è evidente che su queste cose si può speculare. A Malnate abbiamo un problema di furti? Certamente sì. E le dirò di più. Finché ce n'è anche uno solo, noi quel problema lì ce l'avremo e noi ci metteremo la faccia su questi temi. Mi sembra tra l'altro poco corretto anche nei confronti del comando della polizia locale, che si adopera come può la stazione dei carabinieri con il nostro maresciallo, che è disponibile non 24 ore su 24 ma potesse 26 ore su 24, proprio per aiutare i nostri concittadini. Quindi su questi temi va fatto un ragionamento serio e vanno date delle risposte serie. Il fatto che lei mi prenda la pagina 83 e sorridendo legge quella frase, dico la verità, mi lascia un po' male e lascia male purtroppo la mia giunta e i miei apicali, che su questi temi si spendono tutti i giorni mettendoci la faccia, con la difficoltà del caso, perché andare a parlare con una persona a cui hanno appena rubato non è un sorridere, in quel quartiere hanno rubato. Eh no, il problema è particolarmente più serio. Grazie. Montalbetti. Io volevo dare il mio parere favorevole a questa programmazione. Prima di tutto perché nel primo consiglio comunale, se vi ricordate, avevo votato a favore del documento di programmazione, ma poi questo documento lo condivido al di là delle differenze che possono esserci politiche, perché questo dà proprio un aiuto a chi deve fare la programmazione economica, e quindi diciamo che io sono completamente favorevole a questo piano di programmazione. Grazie al consigliere Montalbetti. Altri interventi? Cassina. Allora, avrei delle precisazioni da fare su quanto ha detto il sindaco. Allora,
Innanzitutto questa cosa di poco corretto nei confronti dei vigili, beh, innanzitutto io non mi sto rivolgendo al personale dipendente, e ci mancherebbe, cioè un problema è un problema organizzativo e ne stiamo parlando a monte. È come andare a dire te non sei bravo a fare il tuo lavoro al vigile, e questo assolutamente dalla mia bocca non è uscito e non voglio che passi questo messaggio, sia chiaro. Quindi uno su questo, fronte totale, scudo totale, mi spiace, qua abbiamo sbagliato a capire. Un altro discorso, c'erano più furti nella giunta Damiani, non so, dati statistici, va bene, andremo a verificare anche questi, io non ne sono convinta. Sull'unione dei comuni ad avvenire, nel senso, ad oggi stiamo parlando di qualcosa che deve ancora concretizzarsi, che deve ancora mettersi a fuoco, e ad oggi però il problema alla cittadinanza rimane, cioè io gli articoli sul giornale dei cittadini che sono in giro da soli la sera e che chiedono illuminazione, che chiedono più sicurezza, mi spiace, ma questo è un problema sentito. Poi può dar fastidio che magari io quando parlo non ho questi modi così burrascosi, cioè comunque è il mio modo di fare, io non riesco a venire qua a gridare, a insultare, cioè a meno che proprio veramente chissà cosa deve succedere. Il sorriso sulle labbra, non sono qua a prendere in giro nessuno, cioè è veramente il mio modo di fare, per sdrammatizzare anche la tensione, perché comunque stiamo sempre parlando a un microfono ed è facile poi infilarsi nell'errore grammaticale, piuttosto che ti scappa qualcosa che non devi dire. Però è finalizzato a quello, io non sono mica qua a prendere in giro la gente che lavora. Questo mi spiace, ma è un messaggio che non voglio che passi e non è assolutamente corretto. Poi pensare di modificare lo strumento in corsa va bene, ci mancherebbe, perché nessuno si deve ancorare alle cose, se uno fa una cosa che non va bene deve essere modificabile, però in questo contesto tutto il lavoro che comporta avere una cosa che però non ha nemmeno dei capisaldi, ma che è, come dire, è tanto quale al programma elettorale, sì, va bene, è scritto, ma come diceva Battaglini prima, non sulla roccia, non nel marmo. Ci sono i pro, ma ci sono anche i contro, okay? Va bene non infilarsi in qualcosa che non va bene, però se poi non si riescono a portare a casa gli obiettivi, perché tanto c'è sempre la scappatoia, questo è un altro discorso. Quindi il fronte e il rovescio della medaglia. Forse sono stato poco chiaro prima, cioè non è che cambia l'idea, cambia il contesto all'interno del quale si opera. Nel momento in cui uno è chiamato a governare una città, la città nel tempo cambia, e appunto per questo che uno strumento di programmazione deve essere flessibile. Non perché a un certo punto uno dice non ce la faccio ad andare là, allora per far credere che sono arrivato al punto modifico l'obiettivo, ma modifico la strada che devo fare perché è modificata la città. È per questo che non è scritto sulla roccia, ed è per questo che si usa uno strumento di programmazione, come si fa anche nelle aziende. Cioè, nelle aziende, nel momento in cui devo lanciare un nuovo prodotto, io vado a fare un determinato piano e inizialmente immagino dei tempi e un percorso. Se poi un competitor esce prima di me col prodotto, se esce una nuova tecnologia, se cambia il mercato di riferimento, se la domanda si abbatte, è evidente che il piano va cambiato. Ma il piano non è che viene cambiato in maniera strumentale. Cioè, secondo me dobbiamo anche tutti noi che, volenti o nolenti, che piaccia o non piaccia, per cui ognuno di noi fa politica amministrativa, ma è pur sempre politica, dovremmo anche tentare, secondo me, di fare tutti un salto di qualità, fare un passo in avanti rispetto alla qualità, e soprattutto su uno strumento del genere, che uno poi può contestare negli obiettivi che va a porre, ma non può in maniera a prioristica andare a dire no, quello strumento lì così com'è non va bene, perché invece è proprio lo strumento di cui hanno bisogno le amministrazioni. E tra l'altro, guardate che non ce lo siamo inventati noi a Malnate, è una norma nazionale che va a definire questa cosa, che è lungimirante. È lungimirante perché finalmente obbliga i comuni, in realtà tra l'altro diciamo che noi siamo molto fortunati a Malnate, perché è da anni che comunque si lavora su piani pluriennali, sui grossi progetti. Adesso però abbiamo uno strumento normativo che ce li incasella molto meglio. Quindi a me sembra un documento di assoluto buonsenso, che non fa voli pindarici e non nasconde problemi che la nostra città ha purtroppo da sempre.
Qualcuno secondo me è stato risolto, altri ancora hanno da essere risolti, perché non è che in 4 anni e mezzo abbiamo sistemato tutti i problemi che ha la nostra città, ce ne sono ancora tanti che vanno sistemati, però pensare che aprioristicamente che uno va a mettere una roba e poi la cambierà, non tanto perché è cambiata la città, ma quanto perché ha paura di non riuscire ad andare a colpire quel determinato obiettivo e quindi in qualche maniera si vuole parare le eventuali critiche, mi sembra poco, diciamo, lusinghiero dell'onestà intellettuale che penso qua tutti ci riconosciamo. Sui dati, questi i dati di cui parlavo prima, sono i dati della prefettura, non sono dati che ci siamo inventati noi, che tra l'altro, visto che siamo qua tra intimi che di politica si occupano, sappiamo tutti molto bene che non sono mai sono uscito sul giornale dicendo: ah, quando c'era la giunta Pinco Pallino c'erano più furti, quindi non rompete le scatole. Abbiamo sempre detto, i dati stanno migliorando, negli ultimi 2 anni abbiamo avuto dei cali, ma bisogna continuare a lavorare. E cosa è stato? 2 sabati fa, con Maria, un freddo becco, eravamo con un gazebo fuori da una delle vie a iniziare a iniziare concretamente, visto che invece sull'Unione di Comuni, che nessun altro qua dentro aveva mai neanche ipotizzato, ed è questa la prima giunta e la prima maggioranza che mette in piedi un progetto così complesso. È un progetto talmente complesso che trema le gambe a pensarci. Sul controllo di vicinato invece mi spiace che il consigliere Cassino non l'abbia citato, ma invece lì siamo anche già partiti. Quindi secondo me è importante, ma io lo dico per il bene di tutti noi, con la fatica che facciamo, ma non noi soltanto in giunta, io penso a voi consiglieri soprattutto, con le responsabilità che ogni volta vi dovete assumere, ogni tanto anche riconoscere che determinati percorsi, per quanto difficili, per quanto complessi, li stiamo facendo. Ogni tanto sarebbe bello anche pensare di avere anche la Lega Nord, che ogni tanto dice: ah, su questa cosa qua è un problema, hanno fatto poco, però qualcosa hanno fatto. Sarebbe intellettualmente onesto. E tra l'altro, secondo me, servirebbe molto anche come messaggio alla nostra comunità, che penso tutti noi, se siamo qua dentro, che usiamo il nostro tempo, che non siamo a casa a cenare, con tranquillità doniamo a persone a cui vogliamo bene, che sono i nostri concittadini. Grazie. Ci sono altri interventi sul DUP? Quindi portiamo in votazione. Allora, l'assessore Croci. Ecco, io vorrei soltanto qui pubblicamente ringraziare i miei uffici e gli altri uffici del Comune, ma in particolare l'ufficio programmazione, che si è impegnato autonomamente con la propria professionalità per elaborare questo documento per la prima volta. Ecco, quindi grazie. Mi spiace che Susi se ne sia andata, ma non mi sembrava giusto tenerla, visto il mio ritardo, qui fino in fondo. Però ci tengo a ringraziare. Grazie all'assessore Croci. Poniamo quindi in votazione il documento unico di programmazione 2016. Chi è d'accordo può alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto e un contrario. Votiamo anche l'immediata esecutività. Chi è d'accordo può alzare la mano. Chi è contrario? Cassina. Chi si astiene? Belloni. Prima di passare alle interrogazioni, il sindaco ci deve salutare. Scusate, io vi devo salutare perché abbiamo, cioè, queste sono giornate di grandi recite, in realtà già quest'anno qualcuna me la son persa, per esempio oggi alla Battisti, ma avevamo una riunione con gli apicali, quindi non sono riuscito ad andare, ho promesso ai bambini delle quarte che sarei andato a vedere la loro recita che inizia fra 5 minuti, quindi vi saluto, nel salutarvi voglio augurare a tutti voi un sereno e felice Natale, spero che possa essere anche un pochettino di riposo per ricaricarci le batterie, perché anche l'anno prossimo sarà tanto per cambiare un anno
particolarmente impegnativo, quindi vi auguro anche una buona chiusura di anno, un buon inizio di anno. Questa mattina abbiamo fatto gli auguri con i nostri dipendenti e mi sono permesso di portare anche il saluto di tutti voi ai dipendenti del Comune. Auguri e buona Natale a tutti. Passiamo al punto 8, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lega Nord, aventi ad oggetto rotatoria, interrogazione 1. La parola al consigliere Cassina. Ma visto che tutte e quattro le interrogazioni hanno la stessa struttura, se va bene io le leggerei tutte di fila. Un'unica la parte introduttiva la leggerei solo una volta e poi leggerei le considerazioni che vengono fatte di conseguenza. Allora io proporrei di fare domanda, risposta, domanda, risposta, domanda e poi concludendola, va bene? Senza ogni volta dire se è soddisfatta della risposta, ma facciamo una... Ah, va bene. Che mi domanda, sembra... no, perché almeno poi sia il quadro generale del... Perché magari uno non è soddisfatto, ma la risposta magari viene successivamente. Ah, no, vabbè, volevo solo risparmiare un po' di tempo per non rileggere. No, no, va premessa. Bene, dico, intendo dire, la premessa la legge una volta sola. E poi, domanda, risposta, domanda, risposta e tutte e quattro. Va bene, va bene. Allora, interrogazione 1. Premesso che riteniamo la rotatoria presente sull'intersezione della strada statale 342 con la strada provinciale 3 essere oggetto di un importante svincolo, il quale è destinato a vedere aumentare il proprio volume di traffico, trasformandosi in uno dei punti di passaggio principale sia per le utenze della tangenziale di Varese che per i veicoli in uscita dalla Svizzera e incanalati in direzione Milano. Siamo convinti infatti che grazie alla presenza della Pedemontana e della tangenziale di Varese che sono oggi di nuova costruzione, tale rotatoria debba essere in grado di sostenere un traffico di portata non solo regionale ma nazionale se non addirittura internazionale. Visto lo studio preliminare sul volume di traffico indotto presentato durante la riunione della Commissione territoriale del 21 ottobre 2015 e avendo ricevuto piena disponibilità da parte dei relatori per l'implementazione all'interno di tale studio di ulteriori considerazioni e di dati, considerato che i dati presi in esame per la stima del volume di traffico dello scenario attuale presenti in tale studio risalgono il più recente al 2012, interroghiamo l'amministrazione comunale per conoscere 1. Se avete intenzione di prendere in considerazione che l'intersezione in questione sia destinata nel prossimo futuro a sostenere un aumento sempre crescente del volume di traffico, grazie appunto ai nuovi percorsi introdotti dalla Pedemontana e dalla tangenziale di Varese. 2. Se alla luce di questo state considerando la necessità di inserire nello studio in questione dati più recenti, come ad esempio l'analisi del traffico indotto effettuata per il dimensionamento della Pedemontana e a mantenere costantemente aggiornata la banca dati con rilievi attuali ed odierni effettuati con campione di indagine. Di questo avevo chiesto, di tutte e quattro avevo chiesto poi anche risposta scritta. La risposta all'assessore Reggi. Sì, anticipo già da adesso che parimenti alle domande le risposte saranno tutte racchiuse in un unico documento, anche per risparmiare carta, visto che siamo nell'anno della dematerializzazione. Risposta alla prima interrogazione, lo studio di traffico sarà integrato prendendo in considerazione scenari modellistici previsionali dell'assetto programmatico del quadro infrastrutturale. A tal fine saranno utilizzati i dati di traffico raccolti mediante specifici rilevamenti sulle direttrici interessate. Grazie, assessore Riggi. Cassina con la seconda domanda o vuole già fare un commento? Allora. Con la seconda interrogazione. La premessa è uguale, cambiano le domande. Ok. Vado? Sì, sì. Okay. Considerato che, quindi allora, come diceva... La premessa è identica e poi considerato che tale studio ha per oggetto solo l'ora di punta del venerdì e del sabato sera
inquadrandole come le ore più rilevanti ai soli fini commerciali e che, essendo l'intersezione in questione oggetto di un'importante tratta nazionale, le ore di maggiore affluenza potrebbero non coincidere con quelle dell'oggetto dello studio, interroghiamo l'amministrazione comunale per conoscere se intendete prendere in considerazione la necessità di valutare la sovrapposizione degli effetti ampliando lo studio all'intera settimana al fine di non lasciare nulla al caso prevedendo eventuali futuri disagi. Riggi. Come anticipato per le vie brevi nel corso della Commissione Territorio, nelle successive fasi di implementazione dello studio saranno valutati i flussi di traffico estendendo lo studio a una settimana tipo. Cassina. Interrogazione numero 3. Considerato che lo studio in questione effettua una stima sul traffico indotto, considerando i coefficienti in funzione della superficie di vendita di un'area non critica e no food, interroghiamo l'amministrazione comunale per conoscere se siete a conoscenza di una vicina area commerciale di tipologia food e avete intenzione di considerare la necessità di procedere alla rivalutazione della stima del volume di traffico indotto, valutando la zona come promiscua. Riggi. Siamo a conoscenza di una vicina area commerciale. Ben consci delle locali preesistenze, nelle future fasi di sviluppo dello studio saranno elaborate nuove valutazioni tenendo conto delle strutture di vendita presenti sul territorio e degli effetti cumulati indotti, così come peraltro previsto dalla recente normativa regionale. Cassina. Interrogazione numero 4. Considerate le linee guida per valutare la probabile formazione di colonne presenti a pagina 33 all'interno dello studio stesso e i risultati dell'analisi presentati nella tabella 18 in riferimento alla riserva di capacità percentuale, specialmente riguardo ai rami denominati strada statale 342 est e strada provinciale 3, interroghiamo per l'amministrazione comunale per conoscere se considerate che tali dati mettono in evidenza, nella simulazione effettuata, la probabilità di formazione di colonne. 2. Se avete intenzione di prevenire tali disagi procedendo con lo sviluppo di tracciati alternativi e con lo studio di un dimensionamento più performante della rotatoria in questione. 3. Se prenderete in considerazione la realizzazione di una rotatoria ad otto negli spazi messi in evidenza sulle fotogrammetria aeree presentate in modo da risolvere gran parte dei problemi. Riggi. Al fine di incrementare la capacità di smaltimento del traffico dell'intersezione in esame e di favorire l'accessibilità al comparto, saranno esaminate e proposte soluzioni tecniche di potenziamento sia della rotatoria esistente sia dell'accessibilità al comparto, tenendo conto delle indicazioni pervenute. Mi rilascio all'ultima frase per ringraziare i commissari e consiglieri della Lega che comunque hanno dimostrato attenzione nell'esaminare il documento e anche in commissione si sono fatti parte attiva per interloquire con gli estensori. Consegno appunto poi il documento firmato. Grazie all'assessore Riggi. Cassina. Innanzitutto volevo fare anche un ringraziamento al mio commissario, il geometra Daniel Genualdi, perché comunque in commissione è stata veramente parte attiva e mi ha aiutato a capire quello che questa società, questi consulenti andavano a presentare. E devo dire che la materia per chi non è del settore è ostica, quindi veramente è stato un contributo prezioso. Mi fa piacere sapere che c'è la disponibilità dell'amministrazione di seguire queste indicazioni e aspettiamo poi di vedere e di quantificare poi quello che è stato detto adesso con presumo eventuali nuove commissioni in modo da poterci confrontare. Bene, chiedo ai vari gruppi e capigruppo se hanno comunicazioni da fare. Ci scambiamo gli auguri. Cassina. Mi ero distratta.
Allora, in questo consiglio comunale mi spiace, ma pur essendo natalizio mi tocca fare la parte della cattiva. Sono due comunicazioni. Allora, io di solito tendo a non intervenire commentando gli articoli della stampa, quindi oggi è un caso particolare, ma per due motivi. Allora, uno, perché durante un consiglio comunale avevo promesso a Paganini che gli avrei fatto un regalo, quindi in tema natalizio mi sono permessa. So che poi il sindaco si arrabbierà, gli mandiamo la foto, lo facciamo arrabbiare. Ho preparato un regalo per tutta l'amministrazione, ovviamente è un regalo un po' cattivello, e adesso ve lo faccio vedere. E invece volevo l'altra comunicazione, invece sempre legata agli articoli sulla stampa, mi sento però in obbligo di farla perché da consigliere ci sono rimasta un po' male per questa storia del presepe, dove mi chiedo, visto che comunque c'è un elenco dei beni comunali, come sia potuta succedere questa gaffe mediatica. Dove è stato detto che comunque la rappresentazione della natività era danneggiata e quindi veniva messo fuori solo le pecore all'interno del giardino comunale, quando poi in realtà si è scoperto, sono magicamente apparse le sagome. Quindi voglio capire, quindi c'è un problema organizzativo dell'ente per cui si è perso questo documento con tutto l'elenco del materiale a disposizione dell'ente, oppure c'era una volontà malcelata di tenere a freno in un momento un po' delicato qualcosa che potrebbe dar fastidio. E a questo punto mi chiedo se veramente manifestare le proprie origini e la propria identità è un problema, come possiamo far crescere la comunità. Cioè, questo, io ritengo che le origini cristiane non vadano rivendicate solo in campagna elettorale, ma in tutti i periodi. Scusa Cassina, però mi sembra che fare un processo alle intenzioni sia andare oltre a una comunicazione. Va bene. Okay? Perché questa è un'interpretazione molto libera e molto personale. Rimaniamo su una comunicazione che parla di un fatto avvenuto. Grazie. Va bene. Niente, allora vi consegno il regalo che abbiamo preparato come Lega Nord per... Anche il fiocco, eh? Il fiocco non lo trovo. Va bene. Allora, facciamo prima una carrellata di qua. Mi spiace che se ne sia andato il sindaco, che così si scaldava. E poi facciamo una carrellata. Grazie. Spiace che non riesco a mettere il fiocco. Bene. Altre comunicazioni da parte degli altri gruppi? Con questo cadeau ci auguriamo buon Natale, buon fine anno e buon inizio per il 2016. Arrivederci all'anno prossimo. Grazie. Non posso sorridere.